È iniziata la seconda edizione della Viareggio Women's Cup, la versione femminile del torneo di Viareggio, che poi vedrà la rassegna principale della 72esima edizione della Viareggio Cup maschile iniziare tra un mese, il 16 marzo. Il sorteggio sarà martedì prossimo, 18 febbraio, in comune a Viareggio. Ma da ieri si è iniziato a giocare con le donne in campo e allora i risultati della prima giornata della fase a gironi, con la Juventus che ha battuto 1-0 l'Empoli grazie alla rete molto bella al 90esimo di Berti, ma l'Empoli ha dato tanto filo da torcere alle bianconere campione in carica che vinsero l'anno scorso la prima Women's Cup del torneo di Viareggio. Nello stesso girone, il girone 1, la Roma ha battuto 3-1 l'Inter. Il Sassuolo, finalista la scorsa stagione, ha perso 2-1 contro la Fiorentina nel girone 2, dove c'è anche l'affermazione del Genoa 2-0 contro le americane del Westchester United. E domani si torna subito in campo con la seconda giornata della fase a gironi, che si concluderà poi sabato mattina, lunedì le semifinali e mercoledì prossimo la finalissima a Montignoso alle 16 con diretta su Rai Sport. Il programma però di domani vede come piatto forte di giornata Juventus-Inter, in programma alle 15 sul sintetico del Cavani sta Capezzano, con diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Viareggio Cup. Le altre gare di domani sono per il girone 1, oltre a Juve-Inter, anche Empoli-Roma a Fornacette alle 15, per il girone 2 Sassuolo, Westchester United a Santa Croce sull'Arno e Fiorentina Genoa al Lido di Camaiore.